Potrebbe sembrare una partenza e in effetti più o meno lo è. Non sto tornando a casa, ma stiamo andando ad Hong Kong. Non vedo l'ora di fare un sacco di foto, un sacco di video, perché è una città che io adoro. Dobbiamo passare il confine però prima e rifare tutto il controllo dei passaporti e tutte quelle cose brutte, brutte, brutte. Dai che ce la facciamo. Ciao, Bao! Ehi! Ehi, stai calmo, eh! Ciao, cucciolino! Ehi! Avrai un sacco di malattie tu, io lo so, eh! Stavo facendo un giro, è entrato, ha visto che gli davano corda e quindi... Qualcuno sospettava che se lo portino via per mangiarselo. Abbiamo appena passato il confine cinese per andare verso Hong Kong. Questa è tutta la struttura del confine. Quella che vedete là in fondo, invece, è tutta la gente che sta facendo la coda per passare da Hong Kong alla Cina. On a 8! Così per dire, siamo in maniche corte, ci sono più o meno 23 gradi e oggi è il 18 dicembre. Porca vacca! Urlano tantissimo! E agitano bandiere di sconosciuta entità. Ma gridano tanto, vero? Sembrava una roba solo a me. No, urlano. Urlano come gli eventi, cioè gli eventi cinesi si urla tantissimo. So in Hong Kong, the area is basically covered with three major parts. This is Kowloon, right? So Hong Kong Island is right now where we're going to. All our drivers is Chinese Rambo. You look at him. He's just come up from plastic surgery. Close to 200 years driving experience. I'm still alive, so you know, it's okay. Yeah, la nostra guida è un sacco simpatica. Welcome to Hong Kong! Yeah! That's it. Well, that's all you got. Yay! Wait for me! Are you happy? I'm hungry. No air coming. Alright. Everybody! Yeah! Need somebody! Yeah! Non assomiglia a Bradley Cooper? Fai la faccia da Bradley Cooper? This is massive! Definitely, really it's very impressive. And the Jumbo restaurant is supposed to be the best one in town. La leggenda narra che questo sia uno dei migliori posti dove mangiare il seafood di tutta Hong Kong. Infatti non vedo l'ora, cibo. Anzi, hanno parlato di dim sum prima, che sono una roba spettacolare. We're having dim sum. You sit over at the French table. Quanta eleganza in un posto solo. Ho deciso di rinunziare al cibo, siate felici di questa notizia perché non succede praticamente mai. Sono venuta a farmi un po' di giri qua intorno al Jumbo Coso, perché volevo fare ovviamente un po' di foto, ma qua è bellissimo perché siamo in mezzo al porto. Quello lì dentro è un ristorante che stanno rimodernando, sempre di seafood, e il posto è fighissimo perché da una parte cade a pezzi, dall'altra ha un fascino così, non so spiegarvi. Ci sono le barchette dei pescatori, poi dietro e beccate il palazzone immenso. Ci vediamo dopo! Stay here for fishermen! Yeah. It's our turn! Gabri, questo posto è una roba magnifica! Questa signora è spettacolare, guardatela qua, è bellissima! I love her. Her. Adesso sempre la signora quella fighissima. Lei col bacco a 1000 gradi sotto zero ci sta portando a fare un giro nel villaggio dei pescatori, che poi sono sì pescatori ma ci sono anche degli yacht mai visti prima. Guarda che carino quel signore! Ha detto adesso vi portiamo per le stradine, quelle di Hong Kong, vi piacerebbe tantissimo fermare il pullman. Infatti tipo ha fermato il pullman in mezzo lì, così proprio come si fa a Napoli, in terza fila. Oddio! Ciao!
qui ci siamo fermati qua, il buon Gabriele si è messo, anch'io l'ho fatta questa roba qua, in mezzo alla strada lì, sfidando la morte solo per fare delle foto fighissime. Ci sono i tram a due piani. Due piani che sono spettacolari. Questa città è qualcosa di indescrivibile. Non si può fatto venire e guardare direttamente. Cioè, i palazzi non finiscono mai, praticamente. Però sono stretti, non sono... Esatto, e in più ci sono palazzi super nuovi, tipo questo, e palazzi vecchi che cadono praticamente a pezzi, ma sono uno spettacolo. Io direi che però tra un po' è ora di andare al nostro pullmanino. Oh, le Français, le Français! Buongiorno! Sì. Tu che hai studiato? Dove siamo? Siamo a Hong Kong. Sì, no, ho capito, fin lì ci siamo arrivati. Allora, siamo nella zona del business. Quella là è la Bank of China, è stata una delle residenze più costose, ovviamente uno dei palazzi più costosi al mondo. Buon Natale comunque da Hong Kong. Qui è tutto bellissimo. Peccato che ci siano davvero 23 cavolo di gradi. Fa un caldo becco. Però tutto sommato sono contenta di questa cosa. Guardate. Questo palazzo che vedete qua è il palazzo dal quale Batman si vietta durante il Cavaliere Oscuro. Quindi lui da lì fa... Dobbiamo ritornare al volissimo, alla nostra pullman. Ma guardate che carino questo signore. Questa è una di quelle barche che vedete in tutte le foto di Hong Kong. Sì, ho detto giusto. In tutte le maledettissime foto di Hong Kong. Ed è super tipico, ma costoso. Stiamo salendo al Victoria Peak. Purtroppo non potremo col tram, ma stiamo salendo col pullman. Siamo quasi per gomitare. Per gomitare, sì. Ma ragazzi, fuori c'è una vista che voi neanche vi immaginate. Certo, dopo ve la faccio vedere. C'è la giungla. Oh mio Dio. Quanto excited sei da una certa volta? Anche se tutte le curve in questo momento stai gomitando, no, gomitoso, però è veramente fantastico. We just got to the peak. Yeah! Tra l'altro lui è stato fortunatissimo perché lui doveva partire da Shenzhen, gli hanno ritardato il volo, poi gliel'hanno scancellato e quindi oggi è qui con noi. Yeah. You are a lucky man. Just doing what you're doing. Ah, okay. I'm not doing like that, but... Talk with your hands. Come on, I'm Italian. That's normal. It's video bombing. Siamo appena entrati nel... Giusto. Nel centro commerciale della Victoria Harbour, del Victoria Peak, scusate. E questa è la vista che si può godere da qua. Cioè è una roba. What we're doing right now? No, it's not a picture. what are we waiting for? What are we waiting for? 7 p.m. to go to dinner? No. Yeah, we are waiting for the lights. Tipo stiamo mangiando una quantità di cibo industriale. Comunque qui sta iniziando ad illuminarsi tutto piano piano e diventerà bellissimo. Cosa si mangia in questo posto? Bubba gamberi. Gamberi. Gamberi, sì. E
fighissimo perché potete fare questa roba qua. Run forest run, cioè che se passa il cameriere va via, non gliene frega niente. Invece se gli dite stop forest stop, loro si fermano e ti chiedono l'ordinazione. Quindi non dovete fare quella roba, scusa, ehi tipo. No, non dovete più farlo, basta che girate il coso. Abbiamo finito il nostro giro al Victoria Peak. Adesso ci siamo praticamente dimezzati, non perché li abbiano uccisi tutti. No, non li abbiamo uccisi, giuro. Sono andati via moltissimi. Infatti adesso siamo rimasti solo in 8. Sta decidendo le sorti della giornata di domani. Vediamo un attimino cosa si decide, perché non ho capito niente. La nostra guida ha detto devo portarvi al Ladies Market. Quindi siamo arrivati a Mongkok. Abbiamo già perso tutti gli altri. Lost everybody. Perché ci siamo fermati a fare le foto. Abbiamo anche un signore anziano che fa... I love him. Michael Jackson. Qualsiasi cosa, cioè fino là in fondo, da là in fondo fino a qua, è pieno di cose false, totalmente false, ma totalmente false. Ho trovato una cosa da principessa. Oh mio Dio, mi starebbe troppo bene. Quando vi dicevo che qua è tutto tarocco, è tutto tarocco. Guardate qua in fondo, le pin e star. Ho trovato le bacchette per Gabri che non le sa usare. Queste qua, guarda, sono unite in fondo. E quindi tu riesci tranquillamente. Sei contento di aver trovato un regalo per Natale? Fantastico. Minchia. Guarda cosa abbiamo trovato, le mutande col pisello. Lo vuoi lì dentro, mettete il vostro, vabbè. Più ci te lo hanno, più è il best. Io prendo quello rosa. Quello rosa? Che taglia? Insa appena prelevato. Where is my money? No. Abbiamo trovato questa viuzza. It looks like a horror movie. Qui con il mio amico Stefan stiamo cercando di fare delle foto nel vicolo della morte. Comunque ragazzi, questo terzo video termina qui, perché basta, la batteria scarica, sono stanca e voglio continuare a fare un giro per i cavoli miei. Quindi, tanti direi che questo vlog termina qui, quindi ricordate di iscrivervi al canale, tanti like, tanti commenti, tanti baci e tanti abbracci a tutti. Ciao e buonanotte!